Buongiorno a tutti, benvenuti nel secondo episodio di Botte da Terrazzo. Oggi sono di nuovo con Daki che mi farà da assistente per questa nuova tecnica. Nella tecnica di oggi si punterà molto sul sorprendere l'avversario. In che senso? La tecnica di oggi si basa su quattro colpi. Iniziamo con una tecnica di braccia, che può essere jab diretto montante o jab diretto gancio, in modo che il nostro avversario tende a chiudere la guardia e avere poca visibilità. Qui cerchiamo di distrarlo da quello che vogliamo fare. Dopo che abbiamo fatto questi tre colpi, 1, 2, 3, buttiamo lo kick esterno per fargli male alla gamba. E dopo aver portato lo kick, quindi 1, 2, 3, 4, atterriamo subito buttando poi il montante al fegato. Andiamo a sorprendere con questo colpo perché non è così scontato che dopo un low kick si riesce a mettere un colpo a corpo a corpo. Riproviamo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Un'altra volta. 1, 2, 3, 4 e 5. Ovviamente questa qui non è una tecnica finita, si possono avere diversi svolti. La prima, se dopo questa tecnica di braccia e lo kick l'avversario lascia il passaggio per un montante al viso, si mette il montante al viso e si conclude con un diretto. Qui se si prende sul mento l'avversario va a KO. Invece se si continua col montante al corpo diventa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi si insiste con lo kick. Adesso facciamo vedere da quest'altra parte di nuovo, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Adesso proviamo con la variante montante al viso, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ora con di nuovo col montante al corpo con il low kick aggiuntivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso la prova anche Daki, via, 1, 2, 3, 1, via, ancora. Ora adesso prova con la versione con il montante al viso e il diretto, via, ancora. E ora falla di nuovo con il montante al corpo ma poi aggiungi un low kick dopo. Un'altra volta. Ovviamente esistono molte più varianti di questa tecnica, si possono provare anche diverse varianti, ad esempio dopo la serie di braccia e il low kick di mettere il montante al viso e poi di nuovo il low kick, oppure mettere il montante al corpo e il diretto al viso. Ovviamente poi ci possono essere altre soluzioni, io ve ne ho mostrate alcune come esempio, poi ognuno troverà la sua soluzione con i colpi più convenzionali con cui è più abituato. Anche il video di oggi è finito. Se è di vostro gradimento lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, provate la tecnica e fatemi sapere qui nei commenti e alla prossima!